Nel primo pomeriggio di oggi un grave incidente ha avuto luogo nei pressi della località Toppa della Faragna, nel territorio comunale di Monte Corvino Rovella. Un uomo di 65 anni, mentre era alla ricerca di funghi, è scivolato e precipitato per circa 20 metri lungo un dirupo. Il compagno dell'uomo ha immediatamente allertato il 118, dando avvio a un intervento di soccorso complesso e tempestivo. La centrale operativa del 118 di Salerno ha prontamente coinvolto il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha inviato due squadre unitamente al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, ai Carabinieri Forestali e all'ambulanza del 118. Dopo una ricerca meticolosa, i tecnici del soccorso alpino sono riusciti a localizzare l'uomo che giaceva in fondo al dirupo. Utilizzando tecniche alpinistiche, i soccorritori si sono calati con corde per raggiungerlo. Vista la complessità del recupero, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Salerno. L'elicottero, in costante coordinamento con le squadre a terra, ha sbarcato un elisoccorritore, un medico e un infermiere attraverso il Verricello, in una zona aperta poco distante. L'equipe sanitaria è stata poi accompagnata in sicurezza fino al paziente, dove il medico ha effettuato una nuova valutazione. Grazie a un complesso intervento tecnico su corde, l'uomo è stato recuperato in barella, assistito costantemente dal personale sanitario. Dapprima è stato trasportato a monte della parete rocciosa e successivamente in una zona libera da alberi per consentire il recupero a bordo dell'elicottero.